di quelle che invece avevano anche questi programmi, che sono programmi non strettamente sanitari, perché in effetti è molto difficile spiegare a un medico o a un infermiere che deve avere una comunicazione valida con il paziente, deve aiutarlo a farsi il timballo di lasagna. Cioè è molto difficile andare in giro a cercare sul mercato la possibilità che questa persona possa avere una casa o un luogo con cui sta da solo o con altri, insomma, in una situazione però non di espropriazione, ma in una situazione che lui sente sua. E qui c'è tutto il problema delle professioni, nel senso che a un professionista è molto difficile chiedere anche queste prestazioni. Tuttavia, se a noi vengono affidati dei pazienti, le loro prognosi, credo che sia un dovere di un operatore sanitario cercare di curare al meglio la persona che gli viene affidata. E quindi c'era questo problema che non riguardava un problema quindi di conoscenza conosciuta, ormai acclarata, evidente, le determinanti sociali, culturali, economiche e familiari della malattia, della sofferenza di una persona, sono determinanti sia nel fare scaturire quella patologia a volte, ma sono determinanti soprattutto nel frenarne le disabilità secondarie o terziarie conseguenti a quella malattia. E questo è un rebus molto consistente. Perché? Perché le organizzazioni sanitarie continuavano e continuano ancora in parte, anzi in tutto, tuttora, a ripetere all'infinito la stessa identica metodologia, senza mai misurare sulla persona stessa, con la persona stessa, le misure più appropriate per modificare i contesti, per modificare quindi i fattori prognostici positivi per queste persone. Questo è il rebus, era il problema che ho sempre avuto, seguendo io poi prevalentemente malattie, persone con malattie che non hanno la possibilità di guarire. Non posso onestamente dire a una persona: guardi, lei se prende queste pillole, prende questi... Non è che arriverà la guarigione. Quindi, insomma, eticamente è una cosa che noi sappiamo che non è così, e nello stesso tempo però abbiamo la possibilità di far star bene molto meglio una persona, e quindi allungarne la vita, allungarne la qualità della sua esistenza e quella dei suoi familiari, cosa non da poco, perché queste malattie comportano un carico per le famiglie molto consistente, un carico quantitativo e un carico emozionale e qualitativo piuttosto consistente, al punto tale che io ho conosciuto molto più famiglie che si sono impoverite, sono entrate nella marginalità sociale a causa del fatto che tutte le loro risorse economiche, personali, mentali, progettuali di quelle famiglie sono talmente collocate nel disperato tentativo di far qualcosa per il proprio membro ammalato, che si dimenticano molto spesso che poi la vita è dura e che in effetti poi alla fine, insomma, si rischia molto. Non solo si rischia, è così,